Portatelo qui. Buongiorno. Come va? Siediti. Cosa credi che sia questo? È il mio dito. Questo è il mignolo. Questo è l'indice. E questo è il mignolo. Ti passo l'indice davanti agli occhi. Ora faccio la stessa cosa con il mignolo. Posso anche farlo con tutti e due, contemporaneamente. Posso fare tutto quello che voglio. Pensi che sia matto? Mia madre ne era convinta. Pensi che passare le dita davanti agli occhi degli altri sia una cosa stupida? Sì, ti capisco. Tu sei un uomo di un'intelligenza superiore. Ma la penseresti così se invece del dito fosse il mio stivale? Oppure il mio pene? Perché sono così ossessionato dagli occhi? Sono ossessionato dagli occhi? Forse sì, ma non dai miei occhi, da quelli degli altri, dagli occhi di quelli che mi portano qui dentro. Sono così vulnerabili. La loro anima si riflette attraverso i loro occhi. Sei religioso? Io sì. Secondo te Dio da che parte sta? Quasi quasi mi faccio un drink. Magari ti stai chiedendo dov'è tua moglie. È in un'altra stanza. Bella donna.
ti preoccupare. Reggo bene l'alcol. Sono io che comando qui dentro. Dio parla attraverso me. Mi riferisco al Dio del Vecchio Testamento, sebbene io non sia affatto ebreo. Tutti mi rispettano qui dentro, compreso te. Vero? È l'atteggiamento più giusto. Alzati. Siediti. Grazie tante. Rispetti, vero? Ho ragione di pensarlo? Non la conosco. Ma mi rispetti? Non la conosco. Vuoi dire che non mi rispetti? Vuoi dire che mi rispetteresti se mi conoscessi meglio? Vuoi conoscermi meglio? Vuoi conoscermi meglio? Quello che voglio io non ha nessuna importanza in questo caso. E invece sì. Ho sentito parlare così tanto di te. Sono molto contento di conoscerti. Forse contento non è l'aggettivo giusto. Bisogna sempre essere precisi nel linguaggio. Incuriosito, sono incuriosito. Primo perché ho sentito parlare così tanto di te. Secondo perché se non mi rispetti sei unico. Tutti sanno che la voce di Dio parla attraverso me. Questo mi fa supporre che tu non sia religioso. Non credi nella luce che ci guida? Allora in cosa credi? Quindi, moralmente, stai nuotando in un mare di merda. Sai, come quando mangi una frittata rancida. Credo di meritarmi il bicchiere della storia. Bevi il whisky? Ho sentito dire che hai una splendida casa. Piena di libri. Mi hanno anche riferito che alcuni miei ragazzi te l'hanno buttata all'aria, che hanno pisciato sui tappeti. Altro. Vorrei che non lo facessero. Davvero? Sai come hanno tante di quelle responsabilità? Ne sono oppressi, responsabilità sempre presenti, giorno e notte. E allora, a volte, si mettono a pisciare su qualche tappeto. Lo capisci anche tu? Non sei scemo.
Quanti anni ha? Più o meno, no? Bella bambina, mi dicono. Tuttavia è stato stupido da parte sua comportarsi come si è comportata. Ma sta bene, no? Non lo so. Starà sicuramente bene. Comunque più tardi ci parlerò e verrò a saperlo. È da qualche parte, al secondo piano, credo. Allora, cosa ne dici? Siamo amici? Voglio essere sincero con te, proprio come dovrebbe esserlo un amico. Io amo la morte. E tu? Tu ami la morte? Non parlo necessariamente della tua morte, quella degli altri. La morte degli altri. Ami la morte degli altri? O se vuoi, ami la morte degli altri così come la amo io? Sei sempre così cupo. Mi avevano detto che amavi le conversazioni sottili e taglienti. La morte. Come è stato rilevato dalle più stimate autorità, è bellissima. La cosa più pura e più armoniosa che ci sia. Il rapporto sessuale non è nulla in confronto. A proposito di rapporti sessuali. Tua moglie. Conosci il vecchio risorgimento? Sua moglie scopa. Se scopa! Certo, è ambiguo. Potrebbe voler dire che scopa come un coniglio oppure che non scopa affatto. Beh, siamo tutte creature di Dio. Anche tua moglie. L'obbligo qui è uno solo. L'onestà. Non ce ne sono altri. Ficcatelo bene in testa. Conosci l'uomo a capo di questo paese? No? Beh, è un tipo molto simpatico. L'altro giorno, mercoledì scorso, mi pare, mi ha preso da parte. È un ricevimento. Sai, è dignitario in visita. Mi ha preso da parte. A me. E mi ha detto. Ha detto in quello che non posso che definire un rauco bisbiglio. Nick. Mi ha detto. Nick. È il mio nome. Nick. Se ti capita di imbatterti in qualcuno che pensi possa starmi sui coglioni, digli una cosa. Dilli, l'onestà è la miglior politica. Formaggio era superlativo. Di capra. Il bicchiere della staffa.
Io e tua moglie ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ma non ho potuto fare a meno di notare che non era al suo meglio. Forse sono le mestruazioni. Capita. Ho certe donne. Sai, amico mio, amo anche altre cose oltre la morte. Tante cose. La natura, gli alberi, un bel cielo blu. I fiori. Dimmi una cosa, sinceramente, comincia a piacerti un po'. Credo di piacere a tua moglie. Sì, sta cominciando a innamorarsi di me. E Lily? Il guaio è che ho rivali dappertutto. Si sono tutti innamorati di tua moglie. Sono i suoi... occhi. Affascinano tutti. Com'è che si chiama? Jill. O come? Chi preferiresti essere? Me o te? Io preferirei me, se fossi te. Il tuo guaio è che pur riconoscendo tutti i tuoi meriti, sei dalla parte dei perdenti, mentre io sono infallibile. Voglio confessarti una cosa, devo farti una confessione. In tutta la mia vita non mi sono mai commosso tanto come quando solo qualche giorno fa, venerdì scorso mi pare, l'uomo a capo del paese ha annunciato al paese: siamo tutti patrioti, siamo come un solo uomo, ci divideremo tutti l'eredità comune. A parte te, a quanto pare. Sento questo legame, sai? Lo sento questo vincolo, sento di dividere davvero i miei interessi con gli altri. Non sono solo. No. No. Non sono solo. Uccidimi. Cosa? Uccidimi. Cosa c'è? Santo cielo. Cosa c'è? Magari è solo la fame o la sete. Ma voglio dirti una cosa. Io odio la disperazione. La trovo intollerabile. Il suo fetore mi sale alle narici. È una piaga. La disperazione, prima mia, è un cancro. Deve essere castrata. E ti dirò di più. La cosa funziona. Tagli le palle e... La disperazione esce dalla finestra. Ti ritrovi di fronte a un uomo felice. Una donna felice. Guardami. La tua anima si riflette attraverso i tuoi occhi. Thank you.
Come ti chiami? Nicca. Nicca? Davvero? Bizzarro. Ti piacciono i cowboys e gli indiani? Sì, un po'. Cos'è che ti piace di più? Gli aeroplani. Quelli veri o quelli finti? Tutti e due. Ah sì? Perché ti piacciono gli aeroplani? Beh, perché volano veloci attraverso l'aria, quelli veri. E quelli finti? Faccio finta che vogliono veloci come quelli miei. Vuoi bene alla mamma e al papà? Vuoi bene alla mamma e al papà? Sì. Perché? Perché? Trovi che sia una domanda troppo difficile? Dov'è la mamma? Non vuoi bene alla mamma e al papà? Sì che gliene voglio. Perché? Ti piacciono i soldati? Buoni? Bene, ti piacciono i soldati? Bene. Però hai sputato sui miei soldati, gli hai tirato dei calci, li hai aggrediti. Erano i tuoi soldati? Sono i soldati del tuo paese. Non mi piacevano quei soldati. Neanche tu piaci a loro. Tesoro. Oh!
Quando hai conosciuto tuo marito? Quando avevo 18 anni. Come mai? Come mai? Come mai? L'ho incontrato così. Come mai? Non avevo programmato l'incontro. Come mai? Come mai no? Non lo conoscevo. Come mai no? L'ho incontrato. Quando? Quando avevo 18 anni. Come mai? Si trovava nella stanza. Stanza? Stanza? Quale stanza? Una stanza. Quale stanza? La stanza di mio padre. Di tuo padre? Cosa c'entra tuo padre in tutto questo? Tuo padre? Come ti permetti? Lurida Troia. Tuo padre era un uomo straordinario. Il paese era fiero di lui. È morto. Era un uomo d'onore. È morto. Come ti permetti di insultare la memoria di tuo padre? Come ti permetti di infangare e svilire la memoria di tuo padre? Ha combattuto per il suo paese. Lo conoscevo bene, lo veneravo, tutti lo veneravano. Credeva in Dio. Non pensava, come voi pezzi di merda, viveva. Viveva. Era un uomo di ferro, ma anche un uomo d'oro. Lui sarebbe morto, lui sarebbe morto, lui sarebbe morto per il suo paese, per il suo Dio. Ed è morto, è morto, è morto per il suo Dio. Stronza! Guarda che figlia gli è capitata. Che destino. Povero spirito turbato. Perseguitato per sempre da una troia come te. Come ti permetti di parlare di tuo padre a me? Io lo amavo come se fosse mio padre. Dove hai conosciuto tuo marito? Per strada. Cosa ci facevi per strada? Camminava. E lui che ci faceva? Camminava. Mi era caduta una cosa, lui me l'ha raccolta. Cosa ti era caduto? Il giornale della sera. Eri ubriaca? Eri drogata? Eri scappata dall'ospedale. No, non ero in un ospedale. Ora dove sei? Ora dove sei? Pensi di essere in un ospedale? Pensi che ci siano delle suore di sopra? Chi c'è di sopra? Non ci sono suore. Chi c'è? Uomini. Ti hanno violentata? Quante volte? Quante volte ti hanno violentata? Quante volte? Questo è l'indice. E questo è il mignolo.
ti ritieni una testimone attendibile. Sei una gran bella donna. Tua figlia è una piccola carogna. L'hai fatta diventare tu così. Le hai insegnato tu a comportarsi così. Potevi scegliere. Potevi incoraggiarla a diventare una persona per bene. Invece l'hai incoraggiata a diventare una piccola carogna. L'hai incoraggiata ad aggredire e a sputare addosso ai gloriosi soldati. I soldati di Dio. I soldati di Dio. Beh, in un certo senso sono discorsi puramente accademici. Tu non mi interessi. Potrei... potrei perfino lasciarti andare via. Quando sarà giunto il momento? Ma... penso che potresti intrattenerci tutti quanti ancora un po', prima di andartene. Come va? Si sopravvive? Sì. Sì? Sì, sì. Davvero? E come? Non ti sento. La bocca. La bocca? La lingua. Cos'è la tua lingua? Un bicchierino? Il bicchiere della staffa. Che ne dici di dire qualcosa?
Butta giù. Ti riempirai il pisellino. Poi troveremo qualcuno che te lo svuoterà. Davvero, lo sai? Di sopra, al sesto piano, abbiamo un bordello di prima classe, con lampadari e tutto. Ti spompineranno e ti risputeranno in tante bollicine. Sono tutte volontarie, figlie di gente che lavora per noi. Gente che contribuisce a tenere il mondo pulito. Nel nome di Dio. Questo perché tu non te lo dimentichi. Hai capito? Butta giù. Dai, butta giù. Non vorrai rifiutarti di bere con me? Salute. Puoi andare. Puoi andartene. Ci vedremo ancora, spero. Sono sicuro che rimarremo sempre amici. Vai. Goditi la vita. Fai il bravo. Ama tua moglie. A proposito, ti raggiungerà tra una settimana. Se ce la farà. Sì. Penso che abbiamo proprio tratto beneficio tutti e due da queste nostre conversazioni. Cosa? Mia figlia. Tua figlia? Oh, non ti preoccupare per lei. Era proprio una piccola carogna.